Where are you now, in Naples or wherever? No, I was this week in Naples and I saw the game Juventus. È stato a Napoli la settimana scorsa? No. Sì, la settimana scorsa si è visto Napoli-Juventus e poi si è andato nel corso di questa settimana qua. Stavo pensando oggi che giorno fosse. Venerdì. Chiaramente Sorella Erbi è rimasto amareggiato per questa sconfitta del Napoli. Do you was sad for Napoli 1, Juventus 3? Yeah, but it was not a good... if you saw the game, I mean, the referee was make some big mistakes. It's clear, dear Soren. It's clear. For sure. That was very, very unlucky in Napoli because the game changed when Dries Mertens came in. It changed completely the game. And then the referee, I mean, that was a very, very pity for Napoli. E tra l'altro è noto in tutto il mondo che quando si parla di Napoli, Juve, sempre l'arbitro, anche Soren Lerby. Ieri ce l'ha detto Nicolas Higuain, anche oggi ci ha detto Soren Lerby che la gara è stata condizionata da un arbitraggio che ha commesso many mistakes, molti errori, e quindi questo è stato appunto il suo giudizio. Per quanto riguarda invece la gara, è un peccato ulteriormente che è arrivata questa sconfitta, perché da quando era entrato Dries Mertens in campo la gara, le ha detto Soren, era cambiata. Però andiamo avanti, quindi ci ha confermato che è stato a Napoli. Vogliamo chiedergli se è stata una visita effettuata solo perché gli piace la nostra città, perché da gli turista. Piace, oppure se è stato a Napoli anche per incontrare Bigon e discutere della situazione di Dries Mertens. Dear Soren, is this that visit in Naples, did you just because of the love for our city, you love our city, or you visited our city, Naples, to meet Bigon and discuss about the situation? There was about everything, you know. I like to see, of course, Naples. I like, of course, also the city, but there was also to discuss the situation, because And what is the situation? Ha detto che dispiace la città, però anche per discutere della situazione. Which is this situation about Dries in this moment? Because Rafa Benitez during this week plays with Dries Mertens for the first minute of the match. There is some difficult for him during these days or not? Spiega che cosa. Sì, io ho chiesto che naturalmente abbiamo detto che. Sorry, just a second for translation of the question. Calma. E dicevo. Per favore, camomilla a Marco Giordano. E gli chiedevo appunto a Soren Lerby se c'erano state delle difficoltà nel rapporto con Rafa Benitez per il mancato utilizzo a tempo pieno di Dries Mertens. Soren. What's the truth? If Dries Mertens is a quality player, they like to play. And he liked to play 90 minutes, no? That is every player like that. So that is every player. That is not a very good situation if he's not playing from beginning. And I think he deserved to start when you also saw against Juventus. He changed the game completely. So I think he should play. But okay, that is the decision of the coach. Yeah. Ok, ci ha detto che Dries è un calciatore di grande qualità, che vuole giocare 90 minuti come tutti i grandi calciatori della sua qualità, ed è una situazione che naturalmente non gli piace molto, anche perché si aspettava di giocare dall'inizio, from the beginning, con la Juventus. Ci teneva appunto a giocare dall'inizio, e quando è entrato ha dimostrato di tutta la sua qualità, di star bene, quindi di essere in forma. Sì, a questo punto bisogna chiedersi. Ieri Higuain ha detto che, anzi, il fratello di Higuain ha detto che se il Napoli non dovesse arrivare
al terzo posto. Diciamo che è obbligatorio arrivare al terzo posto, altrimenti non si sa quale sarà il suo futuro. Si può dire la stessa cosa anche di Dries Mertens. About the future of Dries, there are any news now, or you wait the third place and go in the Champions League? No. What do you mean? I don't understand. See, if for the presence of Mertens in Naples is the condition that Naples return in Champions League next year? No, but Patrice, you should look in, and we'll see the next weeks and what happened, because he won't let us see. You know, there is now step by step, but we will take it easy, yeah. Ok, ci ha detto che step by step, momento dopo momento, andranno ad analizzare la situazione, e che al momento non si può dire se il terzo posto è condizione determinante e fondamentale per la sua permanenza a Napoli. Last question for you, Dre, Soren, because we know that you are very very busy. What is the relationship actually between Dries Mertens and Rafa? Aspetta. What do you think about Rafa Benitez? Ok. No, I'm not. That is not my to say. I think he's a very good name in the football. He have many clubs, so that is no. But I'm looking for Dries, and I think I like, if I come to the stage and I like to see players like Dries Mertens. You know, that is he can score goal, he can assist. That is why I pay my ticket, that is to see players like this, you know? Ok, quindi ci ha spiegato appunto, just a second for translation, Soren, che ritiene Rafa Benitez un grande nome, ecco, altisonante nel palcoscenico internazionale. Ovviamente è tutto un po' particolarmente, la situazione è un po' particolare perché è legata a questo rapporto che sta avendo con Dries Mertens. Lui vorrebbe che Rafa Benitez facesse giocare più tempo appunto Dries Mertens. Al momento c'è da capire come questa situazione poi si deve evolvere, Raffaele. Vabbè, staremo a vedere, non è che vogliamo insistere troppo, certo, con Sore, anzi lo ringraziamo molto e speriamo di rivederlo presto a Napoli con un Dries Mertens più felice. Sì, more happy Trilli Mertens, ok? More happy in Naples. Next year, more happy in Naples. Ok. Thank you. Okay. Okay. Bye bye. Time there. Okay. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you.